Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo ad agosto, fa caldo e non so voi, ma io non ho per niente voglia di star qui tra ora a truccarmi e poi anche fuori tra sudore, caldo, cioè proprio avere sta roba in faccia. Quest'anno non la sopporto. Quindi cosa farò oggi? Andrò a fare un trucco estivo molto veloce, ma comunque utile e visibile, si può dire così, perché ho un evento e quindi non voglio proprio andare da stracciona. I capelli sono così perché sto facendo la piegariccia, vi faccio poi vedere il video, ve lo lascio nel link in descrizione, scheda, qualche parte, e alla fine vedete il risultato. Ultima premessa prima di partire, prima di iniziare il video faccio l'ultima premessa, non so parlare, cioè che qui ho queste cose qua, lo so benissimo, non me lo dite nei commenti, vi prego, ho avuto un incidente con gli occhiali, infatti ora ho le lenti e hanno fatto infezione, allergia, non lo so, cercheremo di coprirlo con il make-up. Allora, ho già fatto la skincare, quindi partiamo velocemente, sono anche abbastanza di fretta. Utilizzo la BB Cream, proviamo. Questa qua è tutta sporca, non so dove sia finita, c'era lì normale dove ci sono i fondotinta, comunque sia, è sporca. Ed è la medium di Vrochet, proviamo a vedere se il colore è adatto. Non so se metterla con le mani, non c'ho voglia di sporcarmi le mani, però la spugnetta se la mangia tutta. Niente, mettiamola con la spugnetta, amen. In realtà non è neanche, è fin pure chiara, cioè non è neanche troppo scura. Comunque, giusto per raccontare la mia disgrazia con gli occhiali, battevano qui e ha fatto questa infezione di più di qua rispetto a qua. Qua stava ancora per iniziare, ma se io tocco non c'è niente. C'è un po' di crosticina, ma neanche tanto. E secondo l'ottico sto diventando allergica al nickel. Io mi auguro di no, perché poi non posso provare più tanti prodotti make-up e quindi spero proprio si sia sbagliato. E ovviamente vedrò come andrà avanti la situazione. Comunque il colore è adatto, forse un pelino ancora più chiaro, ma tanto è una BB cream, quindi non ha quella coprenza che dà fastidio. Ed è anche molto fresca, quindi non mi dà fastidio neanche quello. Comunque non potete capire la comodità nel toccarsi con le lenti, perché almeno non devo stare con lo specchio così, fantastico. Sono proprio felice quando metto le lenti. Ovviamente la coprenza è super bassa, però è molto... mi lascia proprio un effetto perlato. Cioè non so se si nota, ma a me piace veramente tanto. Perché d'estate, se non siamo illuminati, non ha senso l'estate senza un po' di illuminante, un po' di lucidità in questo modo. Comunque, invece di dire che volete, provo a coprire sta roba qui, anche se un po', devo dire, vabbè, non l'ha coperta, però ha attenuato un po'. In realtà ho ancora un po' di BB cream sul dorso, ne ho messo un sacco, quindi perché non stratificare un pochino? Copro con il mio solito correttore, neanche le occhiaie, ma giusto queste robe qui, poi magari mi allungo un po' alla fine. Ah, fa un po' male. Cioè, ma ditemi voi se poteva capitarmi una roba del genere. Sono proprio... mi sta male. Vabbè, più di così non va via, ma... cioè... amen. Anche perché non voglio farmi quelle robe super coprenti, quindi giusto un po' che non si veda sta roba qua sul naso, che sembra mi abbiano picchiato un po' picchiato un po' in modo strano. Comunque, direi che posso partire con gli occhi. Gli occhi ho deciso di fare qualcosina di semplicissimo, quindi
utilizzo Iconica perché ha di tutto, dalle cose più semplici alle cose più sgargianti, ancora cambio idea durante il percorso. Inizio con William, che è questo qui, si vede, aspettate, lui. E nella piega dell'occhio, che questo era il mio classico look che facevo un po' di mesi fa, anzi forse un annetto fa, magari se uso un pennello adatto sarebbe anche il caso, un bel pennello da sfumatura magari. Sì, io d'estate preferisco truccarmi con colori caldi e colori sul nude, che anche danno l'aria un po' da abbronzata. A proposito, voi andrete in vacanza? Fatemelo sapere nei commenti, così chiacchieriamo un pochettino. Io parto tra 2 settimane, però in realtà non so quando esce questo video, quindi magari possibilmente, cioè, è possibile che parta anche prima. E non vedo l'ora. Ok, giusto un effetto abbronzato. Mi allungo anche sotto in realtà, perché non voglio fare nient'altro, mi giuro. Inizio già ad aver caldo con la BB Cream. E ora, applico Grace, qui nella parte finale della palpebra, arrivo fino a metà e sfumo un pochettino con William di prima e faccio così anche dall'altra parte. E in mezzo applico Diana, quindi vado direttamente con le dita, giusto per avere un look semplicissimo e bello intenso, bello, anzi bello luminoso. Questo colore è fantastico. Ho visto recensioni di questo, vabbè, di Iconica in generale, che dicevano che Diana non scrive. Allora, lo sto applicando con le dita, questo è anche vero, però cioè, non potete dirmi che non scrive, guardate qui, come fa a non scrivere? È fantastico, ma mi piace veramente un sacco. Poi, eyeliner sì, eyeliner no, non lo so, sono molto indecisa, perché senza occhiali mi vedo gli occhi piccolini, non lo so, un po' strani, e quindi l'eyeliner me li allungherebbe un pochettino, ma non ho voglia di farlo perché fa troppo caldo. Quindi passiamo le sopracciglia e poi ci pensiamo. Uso il mascara di Brochet, non uso saponette perché tanto si scioglierebbero. E nulla, passo un po' il mascara. Le devo già rifare, tra l'altro, ma non ho voglia di soffrire. Come faccio? Non le faccio. Bene, mi piacciono. E poi passo una matita leggerissimissimissima sulla parte finale perché non ho sopracciglia. Per fare questo lavoro sarebbe meglio un eyeliner su un biondo cenere molto freddo da fare i pelettini finti, lo andrò a comprare prima o poi. Quindi nulla, mettiamo l'eyeliner, anche perché volevo mettere la matita, ma la matita non è qui, devo alzarmi e quindi metto l'eyeliner, così ce l'ho già portata di mano. Pigrizia al 100%. Disastro, quindi passiamo direttamente alle sopracciglia. Scherzavo. Passiamo direttamente al mascara, volevo dire. Ho sistemato anche l'eyeliner perché era inguardabile. E ora con Cleopatra vado a sfumare un pochettino sotto la riga di eyeliner. Finiti, applico un blush
e lo utilizzo questo qua rossetto, ma proprio una puntina. Questo perché non voglio che quello in polvere poi con il sudore crea un po' di paciocco. E vado a prendere l'illuminante. In realtà sono di frettissima, ma passiamo all'illuminante. Adesso ci metterò 3 ore ad aprirlo e poi 3 ore ad applicarlo perché ne metto un sacco. Uso questi qua che sapete che amo tantissimo. Applico lui, giusto il più chiaro, il bianco, che ha anche una perlescenza dorata molto bella. Guardate che bello! Cioè, guardate, è fantastico. Voilà, forse ne ho messo troppo, ma mi piace veramente un sacco. Quindi il look estivo è finito e spero che anche a voi possa piacervi. Mi dà un effetto molto abbronzato e luminoso, che è quello che io amo in estate. Ora mi slego questi capelli, così vedete che in realtà non sono una pazza, cioè lo sono, ma c'è un motivo. Ce la riesco. Adesso poi li sistemerò bene, ma l'effetto è questo, belli ricci. Considerate che io ho i capelli lisci e questa è l'unica piega che mi tiene, mi viene, mi dura e mi rimane naturale. Perfetto. Ora vi lascio alle foto del look e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!